Salve a tutti ragazzi e bentornati. Per voi oggi ho rispolverato un B-movie che sinceramente mi piacque molto al periodo. Un titolo che vidi per la prima volta in un canale privato e rimasi un po' così, interdetto. Poi, anni dopo, lo rividi su supporto in DVD e dissi: ma sai che sto film però in realtà non è così accio? Perché? Perché rispecchia il cliché tipico degli anni 80 riguardo un genere, ovvero lo slasher movie. Esattamente, ragazzuoli, lo slasher, un genere veramente prediletto da molti. E il titolo in questione altro non è che La scuola degli orrori. La scuola degli orrori, ovvero Return to Horrorig, è un film di Bill Forich del 1986. Perché ho scelto questo titolo? Ma senza ombra di dubbio perché amo lo slasher movie e su questo non c'è piove. Poi, se ricordate bene, tornando indietro nel tempo, quando feci l'inizio di Orrore, o meglio, quando parlai di Jolly Killer, accennai a questo titolo, ma poi lo misi lì nel dimenticatoio. E proprio in questo momento ho detto, ma perché non tirarlo fuori e mostrarlo un po' a tutti, farlo conoscere, dato che comunque è un titolo che, nonostante sia un titolo mediocre, no, ma sufficientemente tipico degli anni 80, è anche un titolo che portò al debutto cinematografico un noto, anzi, notissimo attore, ovvero George Clooney. E mica no? Quindi, adesso, non dico basta di troppo, e passiamo subito alla trama. Harry Slerick è un produttore cinematografico che vuole realizzare un film, ovviamente horror, all'interno della Creeping Hague, la scuola che ospitò fatti di sangue, fatti oscuri qualche anno prima, fatti di mattanze generali da parte di uno psicopatico, nelle quali si perse la traccia. E decide per l'appunto di realizzare il film all'interno dello stesso istituto, portandosi dietro parte dei ragazzi sopravvissuti all'epoca. Macabro. Check for a pulse. Ogni scena del film si basa per l'appunto sui fatti strani accaduti all'interno della scuola. Fatti davvero sconcertanti, che pian piano però sembrano riemergere. L'improvvisa scomparsa del protagonista porta inquietudine nei membri del cast e dello staff tecnico, tanto di gettare un'enorme confusione. Ma che sta accadendo? È finzione? È realtà? O l'assassino è ancora tra noi? Insomma, Return to Horrorig, ovvero La scuola degli orrori, titolo piuttosto sconosciuto qui da noi, invece piuttosto famoso all'estero, o meglio negli Stati Uniti. Un titolo che mostra molto ferocemente tutti i cliché degli anni 80, tipica patinatura e estetica di quella famigerata decade, per tanti, aspetti, insomma, molto cotonato, molto colorato, e allo stesso tempo mostra tutta quell'inquietudine che si creava all'interno di quel palinsesto horror e slasher del periodo che tanto andava in voga. Ecco, possiamo definirlo anche un teen horror, poiché siamo in una scuola, ci sono dei ragazzi e ovviamente scatta la mattanza da parte di chi? Di un omicida, giustamente, che è pronto a colpire in ogni secondo, mostrando tutta la sua collera. E il bello è che chi è? Si riesce davvero a comprendere subito? La trama è piuttosto fitta. Ma è fitta anche perché è piuttosto sconcertante, nel senso che alcune situazioni sono piuttosto complesse da decifrare. Sono abbastanza criptiche. What the hell is this?
Sì, perché nonostante l'aspetto tecnico sia piuttosto di livello, perché il regista si è comportato piuttosto bene, la sceneggiatura ha dei buchi enormi. O meglio, la trama scorre tranquillamente, si comprende dall'inizio alla fine, ma il problema è che in mezzo ci sono situazioni piuttosto sconnesse tra loro. Ci si perde molto facilmente, perché passiamo di palo in frasca e siamo lì fermi ad aspettare la prossima scena, così un po'. Con l'amaro in bocca, nel senso, ma che è successo poco fa? Cioè, insomma, si rimane un po' smarriti, però tutto sommato ci si riprende alla grande grazie alle sue scene, scene di sangue davvero ben realizzate. Come ogni slasher che si rispetti, il killer deve agire in una certa maniera. Ecco, il killer di questo film si mostra col suo modus operandi piuttosto interessante. Piuttosto accurato, con trovate geniali, cattive e parecchio sanguinarie, un po' come accadeva con la fantastica goliardia che aveva il mitico assassino di Jolly Killer. Ecco, queste trovate un po' così bizzarre rendono appetibile e soprattutto godibile questa pellicola. Molto bello lo spot, questo luogo, la scuola, soprattutto perché il regista ha saputo prendere scorci fantastici, bei giri di luce, belle panoramiche, insomma, riesce a crearti quella tensione che ti aspetti. Gli attori, invece, nonostante siano tutti sconosciuti, alcuni riescono a reggere la parte, altri un po' meno. E poi c'è questo esordio, come ho accennato all'inizio, di George Clooney nei panni di un protagonista piuttosto particolare che, nonostante al periodo fosse un attore in erba, già dava dimostranza del suo lavoro, del suo operato, in maniera piuttosto ineccepibile, insomma, funzionale. Adesso arriviamo al punto forte, il killer, ovvero il protagonista indiscusso di questo genere. Il killer ricorda tantissimo un altro personaggio, ovvero Ghostface di Scream, la saga di Wes Craven. Se notate bene, il killer che si aggira in questa scuola si veste di nero con una sorta di tonaca nera e ha una maschera bianca. Non dico che è identica, ma la ricorda. Molti pensano che Wes Craven all'epoca si fosse ispirato a questo film anche per Ghostface in generale, e poiché il titolo è ambientato in una scuola, quindi l'ambiente del teen è americano. Tutto può essere, insomma, tutto può darsi che sia andato in questa maniera, ma ovviamente qui abbiamo una veduta diversa da quella di Scream, molto più diretta, anche perché è un film unico, quindi più cattivo, più feroce, più cruento. Per quanto riguarda gli effetti speciali, troviamo scene ben realizzate, sanguigne, splatterine, non troppo evolute, però funzionali. E soprattutto riescono a impressionare, per quante poi non siano moltissime, però riescono a impressionare. Classico degli uno slasher, insomma, ecco, dove il sangue deve scorrere, altrimenti. E insomma, riesce a funzionare, nonostante all'epoca ce ne fossero tantissimi. Questo riesce anche a divertire, a intrattenere nella giusta dose, nella giusta maniera, il che, essendo un film di intrattenimento, riesce a essere apprezzabile e forse più leggero rispetto a tantissimi altri. Ricordo quando lo rividi dopo tantissimo tempo, rimasi molto impressionato dalla situazione che si vive, ma più che altro, ecco, una cosa sconcertante per la nostra visione, ovvero quella italiana, furono i dialoghi, a tratti aberranti, veramente, sconcertanti perché sembra che nei dialoghi si siano persi proprio qualcosa, come se a volte le risposte tra i personaggi siano due parlano lingue diverse, impressionanti. Però comunque si lascia un po' così al caso la situazione, comunque funziona lo stesso. E però
con un po' di attenzione, avremmo avuto forse un prodotto qualitativamente parlando, a livello sonoro e quarto di doppiaggio più elevato. Mentre invece il soundtrack non è per niente male. Ma il film è reperibile? Sì, in DVD. O meglio, questo da mo' che è uscito è 01, non so se si trova più. Però cercando qua e là, ma pure nei mercatini, butteranno in testa, come minimo. Beh ragazzi, io se fossi in voi cercherei questo film, ma più che altro per dargli una chance. Non perché sia brutto, ma è semplicemente un film di intrattenimento. Puro, puro, puro. E riesce, nonostante il suo budget piuttosto limitato, a essere un buon prodotto, godibile, spaventa e mette in mostra, comunque sia, un killer spietato per gli amanti appunto dello slasher e soprattutto vi regalerà anche qualche risata, il che non guasta mai. Detto ciò, ragazzi, vi rimando alla prossima recensione. State sintonizzati su Retorrore e grazie ancora a tutti voi. Ciao a tutti!